Ciao a tutti ragazzi, sono appena tornato da Trento a Di Maro e a Trento sono andato a vedere l'amichevole del Napoli con il Carpi e il Napoli ha vinto per 5-1. Davvero un bellissimo risultato perché giocavamo contro una squadra di Serie B. Carpi che la scorsa stagione ha sfiorato la qualificazione ai playoff e quindi 5-1 è davvero un gran risultato. Comunque dal primo minuto hanno giocato Karnezis in porta, Isai, Albiol, Maximovic e Luperto in difesa, Allan, Diawara e Fabian Ruiz a centrocampo, mentre in attacco dall'inizio hanno giocato un ass inglese Insigne. Ci siamo portati in vantaggio subito dopo 2 minuti con un bellissimo gol di Allan. Davvero grande giocata di Insigne che passa il pallone ad Allan dai 30 metri tira nell'angolino e segna così il gol dell'1-0. Davvero tiro molto preciso di Allan e così quindi ci portiamo in vantaggio. E poi per tutto il primo tempo il Napoli, così come del resto in tutti i 90 minuti, ha sempre in mano il pallino del gioco. Sempre il possesso palla nettamente superiore a quello del Carpi e davvero un bellissimo giro palla. Comunque poi troviamo il gol del 2-0 con Inglese, bel cross in mezzo di Sai. Inglese stoppa il pallone e tira e segna così il gol del 2-0. Inglese che prima del gol non si era visto moltissimo, però con questo gol davvero dimostra di essere un ottimo centravanti. E in questo gol davvero ha mostrato il classico movimento del centravanti d'area di rigore. Inoltre, bellissima palla in mezzo di Sai, cose che non vediamo spesso fare ad Sai. E Isai in questo ritiro lo sto vedendo in crescita per quanto riguarda la fase di spinta. Speriamo che sia così perché se Angelotti riuscirà a migliorare Isai in fase di spinta, davvero Isai potrebbe diventare un terzino molto completo. E poi in difesa hanno giocato dal primo minuto Albiol e Maximovic. Albiol, come sempre impeccabile, ha fatto un paio di interventi davvero grandiosi. Maximovic, diciamo che alterna ottimi interventi a poi a delle improvvise distrazioni che ha fatto anche questa sera, quindi deve migliorare sotto questo aspetto. E Luperto davvero ha fatto un'ottima partita e quindi ha dimostrato di potersi adattare anche come terzino sinistro, perché ricordiamo che lui è un difensore centrale, ora probabilmente verrà mandato in prestito ad una squadra di Serie A di medio-bassa classifica, però credo che prossimamente può senza alcun dubbio diventare un calciatore della rosa del Napoli, un calciatore davvero molto veloce, molto bravo anche in fase offensiva, ha messo diversi palloni in mezzo. Poi ovviamente bisognerebbe vederlo anche come difensore centrale perché quello è il suo vero ruolo. Mentre a centrocampo poi, come detto, hanno giocato Allan, Diawara e Fabian Ruiz. Allan, come sempre, davvero molto bene. Oltre al gol, ha come sempre recuperato tantissimi palloni. Ha dato diciamo molto sostegno sia in fase offensiva che in fase difensiva. Fabian Ruiz davvero molto bene, ha avuto un'occasione sull'1-0 su una grande giocata di Insigne, lui ha tirato però il pallone è stato respinto dai difensori del Carpi, però Fabian Ruiz ha dimostrato di essere un calciatore di grandissima tecnica, tocca molto bene il pallone. E inoltre potrebbe esserci utile anche in fase difensiva, visto che è davvero un calciatore di una grandissima fisicità. Mentre per quanto riguarda Diawara, anche lui oggi ha fatto molto bene.
Angelotti lo sta davvero considerando molto, ha molta fiducia in lui. Qualche giorno fa Angelotti ha fatto a Diawara addirittura un allenamento personalizzato e quest'oggi, dove ha giocato i primi 45 minuti, davvero ha fatto moltissimi bei lanci in avanti alternati ad un'ottima tecnica. Mentre Insigne anche quest'oggi davvero benissimo, non ha segnato, ma ha fatto diverse grandi giocate, due assist, il primo sul primo gol di Haaland e poi un altro assist per il terzo gol di Calleion. Inglese, come detto, ha fatto davvero un bel gol e un ass, anche ha fatto abbastanza bene, però ancora tanto da dimostrare se vuole essere un calciatore da Napoli. E il primo tempo è finito 2-0 e poi prima dell'inizio del secondo tempo ci sono stati 5 cambi. A centrocampo Fabian Ruiz è rimasto, mentre sono entrati Rog e Hamsik al posto di Ruperto e Diawara. Haaland invece è rimasto in campo ed è stato adattato da Angelotti da terzino destro, e quindi Angelotti dimostra di essere un allenatore che cambia molto di più rispetto a Sarri, che era molto molto integralista. Diciamo, ruota giocatori, ruota i moduli e diciamo cambia ai calciatori quelli che sono i propri ruoli fissi, perché ovviamente poi questi calciatori adattati in certi ruoli potrebbero servire in caso di infortuni o di squalifiche. Comunque poi il terzo gol è arrivato sul solito asse Insigne Calleion, Insigne che mette davvero un bellissimo pallone in avanti per Calleion, e Calleion come sempre da quella posizione in area di rigore non sbaglia e mette dentro il gol del 3-0. Inoltre poi in attacco, prima dell'inizio del secondo tempo, sono entrati Calleion e Verdi al posto di Unas e di Inglese, mentre Insigne per i primi minuti del secondo tempo è rimasto in campo ed è stato provato come prima punta. Ed anche Angelotti, intervistato dopo la partita, ha detto che gli piace Insigne prima punta e che continuerà a provarlo così come ha fatto nei giorni scorsi, anche in allenamento. Mentre poi è arrivato il gol del 4-0, quarto gol di Verdi, che viene veramente servito benissimo da Calleion. E poi Verdi non deve fare altro che appoggiare il pallone in rete a porta vuota. Quindi davvero ottimo secondo tempo da parte di Calleion, nonostante la febbre. Oltre al gol ha fatto anche quest'assist a Verdi, e non so come certa gente dica che Calleion debba essere ceduto e che non sia adatto agli schemi di Angelotti. Io, come dissi già qualche giorno fa, secondo me Calleion è un calciatore che ci è sempre stato utilissimo sia con Benitez che con Sarri, e potrà senza alcun dubbio continuare ad esserlo anche con Angelotti. E poi arriva il quinto gol con Vinicius Moraes, attaccante brasiliano che la scorsa stagione ha fatto davvero molti gol nella Serie B portoghese, sta facendo davvero un bel ritiro e quest'oggi anche ha segnato, davvero grandissimo lancio in avanti di Hamsik. Poi Grassi mette il pallone in mezzo per Vinicius, che segna a porta vuota il gol del 5-0. Mentre poi subito dopo il gol del 5-0 arriva il gol del 5-1 del Carpi, un gol che comunque è arrivato che il Napoli aveva in difesa molti calciatori giovani e fuori ruolo. Avevamo Grassi terzino destro, Gaetano terzino sinistro, quindi era una situazione un po' così, e quindi il gol subito è da considerare relativamente.
Quindi finisce 5 a 1, davvero bellissima partita. E ora la prossima amichevole sarà domenica prossima contro il Chievo. Quindi ragazzi, detto questo, io vi saluto. Noi ci vediamo ad un prossimo video e sempre Forza Napoli!